Bentrovati al TG Med LIS, l'informazione nella lingua italiana dei segni a cura della redazione del TG Med. La polizia di Ragusa ha sequestrato 300 kg di marijuana e ha arrestato un romeno. La droga era nascosta nel tetto di un camper con il quale il corriere si stava spostando. Il romeno era stato controllato dall'equipaggio di una volante durante accertamenti su strada a Ragusa, perché il camper era trasportato da un carro attrezzi e sporgeva, creando problemi agli automobilisti. Il valore della droga è di circa 3 milioni di euro. Tragico incidente sull'autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo di Scillato, sulla carreggiata in direzione Catania. Ha perso la vita un giovane di 33 anni, Calogero Licata, di Petralia Sottana, mentre la moglie, Valentina Nisi, di 30, nello schianto è rimasta gravemente ferita. A poche ore dall'arresto del sindaco di Priolo Antonello Rizza, in corsa alle regionali per Forza Italia, il candidato premier e l'aspirante governatore del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio e Giancarlo Cancelleri, chiedono gli osservatori internazionali per il voto del 5 novembre, perché molto preoccupati per il rischio voto di scambio. Una donna di 39 anni di Pioppo è ricoverata all'ospedale in Grassia di Palermo dopo essere stata aggredita poco prima dell'ora di pranzo dal padre del suo convivente. La prognosi è riservata, ma secondo i medici non c'è pericolo di vita. Il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, si dice soddisfatto del pareggio ottenuto a Frosinone. Il lavoro dell'allenatore tedino si vede. Miglioriamo sempre di più, prendiamo concretezza e arriverà anche la serie di vittorie, ha dichiarato al sito ufficiale della società. A Mondello, la finale del circuito internazionale Grand Prix di triathlon. Oltre 100 atleti professionisti provenienti da tutta Europa. Per il TG Med LIS è tutto, arrivederci.